Avrebbero falsificato domande per regolarizzare migranti. La Polizia di Stato ha proceduto all'esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone. Una di esse è ritenuta presunta responsabile in concorso dei reati di peculato, favoreggiamento aggravato della permanenza legale di cittadini stranieri irregolari nel territorio tarantino, falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e tentata truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La seconda persona è ritenuta presunta responsabile del reato di peculato in concorso con il primo. Risultano indagati 14 cittadini cinesi poiché gli stessi venivano indicati nelle pratiche di emersione del lavoro irregolare come finti badanti al fine di conseguire il permesso di soggiorno e erogazioni da parte dello Stato. Le indagini sono scaturite da alcune verifiche eseguite dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto in merito a richieste di regolarizzazione di cittadini stranieri presenti sul territorio. L'attenzione si è soffermata su un gruppo di istanze che sembravano avere un'unica regia. In questo gruppo di richieste compariva l'erronea indicazione della nazionalità dei lavoratori. Inoltre, nella quasi totalità delle istanze, i presunti datori di lavoro risultavano avere un'età avanzata o un deficit psicofisico di varia natura. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, sotto la direzione della locale procura della Repubblica, il modus operandi sarebbe consistito nella creazione di false pratiche di emersione con l'appropriazione talvolta di somme di denaro dei soggetti amministrati. Il secondo presunto responsabile, quale legale rappresentante di un'agenzia di badanti, avrebbe ricevuto indebitamente e in più tranche sul suo conto corrente personale un'ingente cifra, distratta dal conto corrente di suoi amministrati. È stato inoltre disposto e eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, anche per equivalente, della somma complessiva di oltre 10.000 euro per l'amministratore di sostegno e di oltre 14.000 euro per entrambi gli indagati. Resta ferma la presunzione di innocenza dei due indagati.